Mancano 2 giorni a San Valentino. A Firenze c'è una mostra che ironicamente celebra l'amore. È Cuori Infranti. Ci accompagna a visitarla Francesco Tei. Una mostra per celebrare, come dire, a rovescio, comunque con ironia, il San Valentino. È Cuori Infranti, con lavori di disegnatori, artisti, vignettisti. Giunta alla 7ª edizione, è ospitata stavolta in uno spazio che ha una storia illustre, lo studio di Ottone Rosai in via Toscanella a Firenze. Prima ancora queste stanze furono il laboratorio del grande matematico Paolo Del Pozzo Toscanelli, frequentate, lo racconta il Vasari, dal suo amico Filippo Brunelleschi, che con Toscanelli si recava a dissertare di scienza, geometria e principi matematici applicati all'architettura e alle arti figurative. Il tema del cuore più o meno infranto è attraversato da tutti gli autori invitati. Cavezzali propone un omaggio a Rosai e Conte Mori un Casanova. Giuliano mostra il consueto humor anche in una bizzarra storia di Garibaldi, padre naturale di Pinocchio. Alessandro Reggioli poi è uno specialista di cuori. Paolo Pesciullese e Giampaolo Giovannetti mostrano animali appollaiati su cuori o che li addentano. Ne manca un occhio femminile con Angela Volpi e Elisa Zani. È un gioco sulla falsa riga degli scritti di Ovidio, che parlava dell'amore. Per lui l'amore era una malattia. Ecco, questa mostra invece sono pillole di artisti che hanno fatto per rimediare a questa malattia.